Buongiorno, siamo alla casa di Turco Michele. Dico bene? Buongiorno, come va? Tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Oggi è Capodanno, auguri. Grazie. Volete mandare l'augurio a qualcuno? A tutta l'Italia. Ma voi mi avete raccontato che avete fatto un prigioniero. 8 anni tra militare, trattenuto. E come lo passavate il giorno di Capodanno quando facevate un prigioniero? Per dire la verità, delle volte non lo sapevamo nemmeno che era Capodanno. Sentite che adesso c'è una crisi a livello europeo? Crisi, adesso chiamano crisi, sì, ma ai tempi nostri, quando eravamo bambini, creature, io sono andato a padrone di 7 anni. E che lavoro facevate? E capascolava pecore, crape, vacche. Ma se voi oggi vorreste dare un suggerimento a un giovane, che cosa pensate di dire a un giovane di oggi? Che ci voglio dire? Che ci voglio dire che si devono mettere a lavorare, non come che non vogliono fare niente, non vogliono prendere un lavoro sporco, bisogna fare di tutto. Se vorreste mandare un messaggio all'amministrazione del comune di Paterna, cosa vorreste dire? Cosa potrebbero fare per gli anziani? Che voglio dire, che cosa vorrebbero fare? Dovrebbero avere un po' di riguardo a noi anziani. E voi invece che dite? Che dite? Che posso dire? Ma quando eravate signorine, il giorno di Capodanno cosa facevate? Era in altri tempi, eravate già, non eravamo a questo paese, si agisce differentemente. E come, che facevate? Che facevate? Ma di tutto, la salinga di tutto. Raccontatemi un po'. So fare lavori bonifici, si di tutto. Ma il giorno di Capodanno, raccontatemi la giornata del giorno di Capodanno. Sì, ho tenuto sempre bene, la mangiamo sempre tenuta. Se non lo portavo tutto l'anno, ma è vero che a Capodanno si portava l'acqua nuova? Raccontatemi un po' sul fatto dell'acqua nuova. L'acqua nuova, che dicevano che era tutto nuovo, acqua nuova, tutto. Si diceva, ma... Quindi voi avete fatto per 8 anni il prigioniero. Da che anno a che anno? Da che anno? Che sono partiti il 2 settembre del 38 e a Potenza destinarono al 157esimo fanteria e poi dopo 15 giorni ci mandarono in Libia. Ho capito. Voi quando siete nati? Il 27/9/17. Dite? Voglio dire che Capodanno, si mancava, come oggi, è domenica, no? Ma quel giorno così si mancava. Quanta terra facevate in una giornata con la vanga? Quanto potevi fare? 400 metri quadrati. A stupito, quanto a stupito? Stupito, che come facevano io ero stupito? Più o meno? Vabbè, vabbè. 30 metri quadrati. 30 metri quadrati. Ma a giornata che cosa ha fatto durante la giornata voi qua? Adesso. Cioè come è passata adesso la giornata? Ma che adesso è l'età che ho, che voglio fare? Che sta seduto? No, come? Come? Vai sotto a coltivare i gattini, quante gattine tenete? Mi sono morte due. Due? E come mai sono morto? Non l'avete curato bene? E quindi oggi starete solo oppure starete con i figli? Sono stato anche a Natale, ieri sera e oggi pure. Quindi state in famiglia oggi? Sì. E ieri sera a che ora siete andati a dormire? Quasi a luna. Ah, quindi siete stati ad aspettare l'anno nuovo? Ma ti ho fatto pure un bel bicchiere di vino, no? Abbiamo tenuto la bottiglia sempre pronta per quando dicevano Capodanno. Oh. Allora, boom! È scoppiato.
Quindi siete stati tutti insieme con la famiglia. Sì. E ancora avete cominciato a mangiare ieri sera? Verso le 9. Fino a mezzanotte. Sempre a sprecare qualcosa. Ho capito. Passata la giornata, avete detto? Quando è? Come è passata la giornata adesso? Come passiamo? Alla mattina mi alzo, faccio il fuoco, mi faccio una bella zuppa di latte e tante cose. Ma gli portate il caffè a vostra moglie o se lo fa da solo il caffè? Io faccio il latte pure per lei. Pure per lei, ok. Quindi dopo il latte fate la colazione, facete la zuppa la mattina, poi appacciate un fuoco. Ma un po' di orti ce l'avete sotto casa? Sì. E che ci piantate? C'è tutto, sono quasi 20 aree. E c'è tutto, vite, mela, pera, quasi tutti i frutti. Oh. Quindi volete mandare un saluto a gente che sta fuori Paterna? C'è tanta gente che sta fuori Paterna. Ma loro questo video lo vedono e si ricordano di San Michele. Quindi voi gli volete mandare un saluto? Che saluto, ma che spero che stanno sempre bene, lavorano bene, si chiamano uno con gli altri, insomma. Il soprannome come vi chiamano a voi? Gialiano. Ah, ma l'avete detto l'altra volta, ma che era Gialiano? Gialiano. Quanti figli eravate voi? Tre. Gli altri, ma mica sono vivi? Purtroppo un fratello morì a 35 anni e un altro a 68 e io sono arrivato a... Ma la casa paterna vostra dove era? La casa paterna vostra? Le Mande. Sopra le Mande proprio? Sì. E i genitori vostri cosa facevano? Contadini. Va bene, buona giornata. Oggi quanto vino bevete al giorno, bene o male? Dire la verità, quasi due bicchieri. Cioè un mezzo litro? A mezzogiorno due bicchieri, alla sera uno. Uno? Perché avete la pressione alta? Sì, prende il vino, di vento. Mannaggia. Ma un baccalà avete fatto, ma a Natale? Allora, grazie. Va bene, comunque, buona giornata e buon Capodanno. Grazie. Arrivederci. Ciao, buongiorno. Thank you.